visto tanti uomini, donne, ragazze ritrovare la voglia e la forza di lottare contro questa maledetta malattia con tenace ed anche con un po' di testardaggine. Questa è l'AIL. E grazie alla testardaggine dei soci, alla tenacia dei soci, oggi abbiamo questa bella sede. Il presidente provinciale dell'associazione AIL, Vito Leonetti, ha così inaugurato la sede BAT a Trani. Un passo importante perché garantisce un secondo punto di riferimento per i malati della sesta provincia, supportato dal reparto di ematologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta, diretto dal dottor Giuseppe Tarantini. L'AIL accoglie ed aiuta i pazienti che si recano in reparto, assiste con l'aiuto di una psicologa ai malati e le famiglie e supporta anche economicamente quelle più bisognose. Da oltre un anno è stato istituito un servizio navetta gratuito ai pazienti in day hospital, li accompagna in reparto per ricevere le terapie ambulatoriali e li riporta a casa a fine trattamento. A queste attività si affianca il sostegno della ricerca scientifica tramite due borse di studio annuali per incentivare le nuove generazioni a svolgere studi e ricerche in ambito dell'ematologia clinica e sperimentale. Si è scelta questa occasione per lanciare la campagna 2023 delle uova di Pasqua, un modo per ricordare che l'impegno per i malati ematologici e le loro famiglie non invecchia mai. L'iniziativa Uova di Pasqua AIL ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi del trattamento. AIL da sempre mette al primo posto il paziente con tumore del sangue, che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e quindi più a rischio.